Contenta di salutare Roberto Salis, il papà di Ilaria. Avete imparato a conoscerlo. Finalmente ci vediamo, Roberto, per una buona notizia. Ben trovato intanto, come sta? Stiamo bene, grazie. Lo Oggi credo. molto meglio. Senta, dopo più di 15 mesi, per Ilaria arrivano gli arresti domiciliari, benché a Budapest, dovete pagare anche una cauzione piuttosto impegnativa, credo 40.000 euro, corretto? Un pochino di più, sono 16 milioni di fiorini. Quindi un po' di più di 40.000 euro. Sì. Senta, come funzionerà questa cosa degli arresti domiciliari a Budapest? Vi trasferite con lei? Come funziona? E intanto come ha accolto Ilaria la notizia? Ilaria era molto contenta, assolutamente, veramente contenta. Poi c'è stato un passaggio che era importante perché praticamente Ilaria in questo momento è detenuta senza un provvedimento da parte della magistratura per farlo, nel senso che aveva un provvedimento di detenzione cautelare che è stato deciso l'8 di novembre nel momento in cui è stato incardinato il processo e che scadeva l'8 maggio. Per cui dall'8 maggio a oggi Ilaria è in galera senza che ci sia alcun provvedimento da parte della magistratura ungherese. Per cui adesso Ilaria ovviamente deve. Quindi il provvedimento del giudice di primo grado che doveva confermare o estendere i 6 mesi di detenzione cautelare non è stato preso, e l'ottima notizia che abbiamo ricevuto adesso dal nostro avvocato, che bisogna ancora verificarla perché cioè, sta succedendo tutto real time, è che questo provvedimento non sarà esteso. Per cui adesso vale quindi la decisione del giudice d'appello che ha deciso di accettare il ricorso che avevamo fatto contro la decisione del 28 di marzo E di quindi di darle gli arresti non domiciliari, di questo esattamente di parliamo, vietarle gli ok? arresti domiciliari. Cosa succede a questo punto, Roberto? Arresti domiciliari? Intanto, ripeto la domanda, voi vi trasferite con lei? Avete già trovato il posto? Beh, certamente Perché non bisogna sarebbero individuare stati il luogo per concessi, se chiedere, no? non ci fosse stato il domicilio non sarebbero Punto. stati concessi ovviamente gli arresti domiciliari. Per cui adesso il primo problema è mandare lì il bonifico, che insomma alla fine diventa Certo. una questione di soldi. Purtroppo. Per cui adesso stiamo cercando di capire dove lo dobbiamo mandare, questi soldi, e appena ce lo dicono facciamo il bonifico. Se ci fosse qualcuno nell'ambito del nostro Ministero degli Esteri che è in grado di dire che comunque il bonifico arriverà, sarebbe cosa molto gradita, perché comunque tenere Ilaria ancora un giorno di più in carcere soltanto perché non è arrivato un bonifico mi sembra veramente Quindi la prima cosa una. che possiamo dire dal nostro studio è una sorta di appello al Ministero degli Esteri di, insomma, dare la garanzia che i soldi arriveranno, il bonifico parte, ma siccome ci vuole un giorno e mezzo, 2 giorni, lasciare Ilaria altri 2 giorni in quella cella, magari se ne potrebbe fare a Sì, meno sì. se ci fosse una garanzia. Mi pare che questa sia Se la posso usare prima questi richiesta. schermi, posso dire al ministro Tajani che io sono solvibile, per cui eventualmente me ne faccio carico. Se ci dà garanzie Tajani, se Sì. Tajani garantisce per lei, mi pare che lei stia chiedendo. E la seconda cosa che le voglio chiedere è, una volta che Ilaria arriva agli arresti domiciliari a Budapest, il passaggio successivo è quello di cercare di portarla agli arresti domiciliari in Italia? Sì, questo è sicuramente il passaggio successivo, però credo che arriverà prima la decisione dei cittadini italiani e Ilaria avrà l'immunità che spetta agli europarlamentari. Ricordiamo che Ilaria è candidata con Alleanza Verdi e Sinistra, no? Sì, per cui Ilaria non avrà in quel caso bisogno di ricevere ulteriori aiuti perché gliel'avranno dati gli italiani che la voteranno. Senta, Roberto.